foul. A young monkey at an Israeli zoo has started walking on its hind legs only, aping humans after a near-death experience, the zoo's veterinarian said Wednesday. Natasha, a 5-year-old black macaque at the safari park near Tel Aviv, began walking exclusively on her hind legs after a stomach ailment nearly killed her, a zookeeper said. Between upright movement and walking on all fours, a picture in the Mariv Daily on Wednesday showed Natasha standing ramrod straight like a human. The picture was labeled, humorously, the missing link. Le molecole ruotano come fossero state addestrate e anche aggiungendo una dose doppia di reagenti come voi consigliate e la tenuta della soluzione è la medesima. Mi faccia comunque avere i risultati del test, dottor Brensley. Li confronteremo con i nostri parametri e le faremo avere una risposta più presto, d'accordo? Benissimo. Tenga presente che comunque mi ci vorranno un paio di settimane. Cammino! Ma che diavolo? Scusi un momento. Arretrato, Anna. Buonasera. Ah, Mr. McKeever, le presento la dottoressa Anna Klein. Molto lieta. Molto lieta. Mr. McKeever lavora per i nostri assicuratori. Si vede. Sta cercando di recuperare il tempo perduto. Sa, Mr. McKeever, Anna una volta faceva la ballerina, poi ha studiato scienze sociali e poi ha fatto la ricamatrice di tappeti. E poi finalmente si è decisa a prendere il dottorato in chimica organica. Mi dica la verità, dottor Brensley. Perché mi ha preso a lavorare con lei? Beh, a me verrebbero in mente un sacco di buoni motivi. Attento, Mr. McKeever. Qui si sono già verificati strani casi di molestie sessuali. Ah, sì, sì, so del caso e anche della persona. Dunque lei è la terribile dottoressa Klein. E lei è l'unico e solo Ivan il Terribile. Sì, ma è roba di quando facevo football. Non parlavo di football, intendevo un altro tipo di gioco. Ora nel mio tempo libero difendo la natura. Tipo conservazione delle risorse naturali? No, si tratta di prevenzione nelle intrusioni dei processi naturali per mezzo dei nuovi strumenti e delle biotecnologie. Immagino si riferisca a prevenire clonazioni, irraggiamento di piante e mutamenti genetici. Qualcosa del genere, tipo questo. No! Natasha ha contratto uno strano virus che l'ha fatta camminare, così. Ah, la scimmia si chiama Natasha. Ivan, sarà meglio andare. Il taxi sta aspettando. Certo, ma una domanda prima di andare. Dottoressa Klein, la sua attrezzatura sembra piuttosto antiquata, come se fosse uscita da un vecchio film di Frankenstein. Come mai? È vero. Sono cianfrusaglie. Tanto è impossibile che il pubblico ci si raccapezzi con questa improbabile messa in scena, fatta di computer e provette, nelle quali si svolge l'azione. Sa, stiamo recitando una commedia, e questo è anche il motivo per cui porto delle calze decorate, per sostenere la causa. Vede? Certo, dottoressa Klein. Arrivederci. A molto presto, spero. Arrivederci. Anna?
Anna, ma a cosa sta lavorando in concreto? È un progetto in linea con l'articolo 904 del contratto. Lo faccio nel mio tempo libero, non si preoccupi. Senza soldi né sostegno. E all'azienda va la metà di tutti i proventi da brevetto. Bene, ma di che si tratta non potrebbe dirmelo? Potrei, ma si metterebbe a ridere. E a me non va che si rida del mio lavoro. Dottor Brenzley, ma che diavolo è questo rumore? È il camion dei rifiuti organici. Ah, e per quanto riguarda quell'Ivano, lo tenga lontano da me. È un tipo poco raccomandabile. È uno di quei fondamentalisti amici della natura che non hanno niente di meglio da fare se non bloccare progetti scientifici veramente importanti come il mio. Mi faccia un esempio. Ad esempio, se le persone che hanno una grande fede in altre persone o in una causa sono dotate di un gene che spieghi tale fede. Cosa intende dire? Intendo dire che una qualità morale può solidamente fondarsi su di un gene o su una combinazione di geni. Sta cercando di dirmi che è possibile isolare un gene della fede e magari, per il ragionamento contrario, distruggere la mancanza di fede e la depressione? Questo non lo so, ma è possibile. Ah, possibile? Ma che cos'è la fede? Già è difficile darne una definizione, figuriamoci trovando l'esistenza materiale. Senta, il fatto che una cosa non se ne vada in giro per la stanza strisciando non significa che essa non esista. Certo è che possiamo produrre un gas velenoso che non si sente, non si vede, non si odora, ma funziona. E possiamo qualificarlo in base alla sua formula chimica. Ma quale altra qualità morale possiede queste caratteristiche? Beh, fino ad ora ho preso in considerazione 20 virtù e 20 vizi e li ho associati con le funzioni note dei pochi geni che si conoscono. Ma come può fare simili combinazioni? I geni non hanno né vizi né virtù. I geni esistono, sono lì, agiscono e basta. Qualsiasi azione ha conseguenze buone o cattive, quindi il gene deve avere necessariamente delle caratteristiche morali. E se non lo sa ora, dottor Brenzley, lo scoprirà presto. Tutti gli organismi sono unificati, compresi gli esseri umani. Qualsiasi evento psicologico è anche fisiologico. Qualsiasi evento fisiologico è psicologico, anche sociale se preferisce. Il corollario è: ciascun evento nella vita è di natura sia fisica che spirituale. E io troverò un gene buono, un gene che sia in grado di rendere gli uomini geneticamente resistenti a falsi dei, alle catastrofi e alla disperazione. E quale sarebbe questo gene? Il gene della speranza. Quale altro? Siamo in 7 miliardi su questa terra. Che altro siamo se non forme di vita purulente, che vivono di speranza se mai si sentono vive? Ed è sempre stato così, sin dal primo aggregato di geni il cui comportamento avesse caratteristiche umane. La storia dell'umanità è fatta per lo più di ostilità e lotte, e di torture, dovute alle catastrofi naturali e alle malattie. E di solito la soluzione consiste nel far soffrire gli uomini ancora di più. Fai soffrire laddove non si soffre, affinché si capisca che si può stare anche peggio. Nei testi sacri di tutte le religioni si leggono resoconti su come evitare le sofferenze soffrendo di più. Persino i buddhisti, col loro culto dell'indifferenza. Ha mai pensato a quanto saremmo vili e nocivi se fossimo indifferenti a tutto ciò che ci accade intorno o anche altrove? Basta con queste sue follie. Sono uno scienziato io. Follie, dice. Una volta isolato il gene della speranza, potrò trasferirlo da una cellula uovo umana a un'altra che ne sia priva. Tutti i bambini allora nasceranno con un'uguale carica di speranza. Se anche dovesse riuscirci, Anna, finirà per diventare la pedina di un gioco più grande di lei, fatto di giovani che vogliono eliminare i vecchi. E ciò che è peggio, avremo un mondo di uomini pieni di speranza, indipendentemente dalle condizioni della loro vita. E nessuno farà più niente per migliorare. Se saranno così pieni di speranza, sia più realista, Anna. Non sarà per caso geloso della mia ricerca? Io, geloso? No, no. Lei mi fa torto. Sono solo preoccupato per una collega più giovane ed attraente. E di come passa le sue serate. Cerchiamo di capirci, dottor Brenzley. Le possibilità che lei ha di finirmi nelle mutandine sono infinitesime. Oh, no, no, io non intendevo questo. Voglio dire, ci sono migliaia di combinazioni possibili prima che lei possa vedere anche un piccolo risultato. Senta, facciamo così. Inserirò la sua ricerca nel mio budget.
E così, d'ora in poi, il suo tempo sarà il mio tempo, va bene? No! Non ho bisogno di nessuno. Altro che se ne ho bisogno. Melvin, accetto. È un'offerta meravigliosa. Bene! E poi, Melvin, se non dovessimo trovare il gene, potremmo sempre creare una malattia il cui virus creerà il gene della speranza. Dopotutto è stata un'influenza quella che ha fatto saltare a Natasha milioni di anni di evoluzione. Creerà un'influenza della speranza. Sì, sì, mi sembra un'ottima idea. Allora, siamo d'accordo, Anna. È un contratto. Bene, ora devo salutarla. A domani, Anna. Arrivederci. Codardo. Gli uomini sono così codardi. Lui almeno ci prova. Tu che ci fai qui? Questa cos'è? È una rosa, ma ne meriteresti migliaia. Sì, lo credo anch'io. Mi ha incantato, non ho resistito alla tentazione di venirti a trovare. Sono qui per portarti speranza e ancora più speranza. Sarai disperatamente speranzosa, come me. Tu sei la speranza del futuro, mia cara. Ho pensato a quello che mi hai detto. La Conservative Conservation ha deciso di finanziare la tua ricerca. E chi lo dice? Ma io lo dico. Io, presidente, fondatore e donatore. Interessante. Questa è la miglior risposta che chiunque potrebbe desiderare. Non solo mi sono beccata il più affascinante agente assicurativo della città, ma lui ha intenzione di pagare la mia ricerca. O forse non ha afferrato qualcosa. È che mi hai ipnotizzato, non ci sto capendo più niente. Ma che diavolo di rumore è questo? No, niente, è il camion dei rifiuti organici. Lascia che tenga la tua mano perché possa ancora sentirmi vivo. Fermati, Ivano! Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Questa come mi è venuta. Fermati! O ti inietto questo virus. Il virus della speranza, spero. Ivano, non adesso. E quando allora? Stasera, cena, alle 8, ok? Dove? Al Pan Club. Ma ci sarai? Certo. Adesso è meglio che tu vada. Devo lavorare. Come preferisci. Allora stanotte. To Anna Klein, Hope Project, from Dr. Rachel Weingartner, curator. Safari Park, Tel Aviv. Regret to inform you that Natasha got disgusted at the pestiferous paparazzi and stopped walking at 14:30 hours of day 21. No, ha smesso di camminare! But listen to what happened next. King Dong, heretofore depressed great-great-grandson of King Kong, caught the virus and is starting to talk. 32 words already. Three probably verbs, they are expanding exponentially. His vocabulary comes mostly from the animal cage cleaners. He has two long alleles on his 5-HTT gene. He is never depressed, always up. His words are obscenely romantic. Anna, hurry up, come. Hopeless is Israel's middle name. We need you. Look at the video attachment because there are kingdom images. Bye.
Safari Park of Tel Aviv, and Nate talks. After exposure to the same virus that killed many monkeys and caused Natasha the monkey to walk for 21 days, Nate, this time a male gorilla, has begun to speak, say Ding Dong, and remarks picked up from people who clean the cages. Here is Ding Dong. I was born at midnight, and by morning I could talk. Ding Dong! King Dong! Hello! Such shice here, fucking dirty apes. Where is Jane? Yes, sir, she's my baby. Yes, sir, don't mean maybe. Get out of my bloody way. See you later, dear. I'm here, Mr. Sam. Safari zoo curators and linguists have counted 34 words out of vocabulary of 54 and they increase daily. That's it, back to you. Goodbye from Tel Aviv Zoo, Susan Frame for KK Television. Non mi hanno fatto passare, ma è rimasto qualcosa in piedi. No, è bruciato tutto, tutto. Non mi aspettavo di rivederla così presto, Mr. McKeever. Bene, signori, possiamo cominciare. Terzo incendio della sua società da Halloween, Mr. McKeever. Sta forse insegnando ai suoi clienti a non tardare il pagamento dei premi? Ma no, capo. Ma ci è andato vicino. Gli bruciamo tutto, così i laboratori inadeguati verranno da noi per un'assicurazione migliore, no? Bravo! Tanto varrebbe dire che è stato il capo dei pompieri ad appiccare l'incendio. Magari per andare in televisione e reperire fondi per la prevenzione degli incendi. Farebbe meglio a controllarsi, perché se mai mi è capitato di vedere un esempio di gelosia professionale, quel suo faccione obeso e quei suoi occhietti invidiosi. Vero, Anna? Va bene, va bene. Ora che siete pari, che cavolo ne sarà di questa ricercatrice? Il mio progetto è svanito nel fumo, la mia carriera puttane! E il boss non mi darà più altri 50 geni. Farò causa a entrambi, per milioni di dollari. Vi credete tanto in gamba voi intellettuali? Appena ho saputo che c'era stato un incendio e che tipo di esperimenti si facevano qui dentro, ho capito subito che era doloso. E chi era stato? E chi? Chi? Il Papa? Anna. Fate venire Finchi Schlepp. Conteniamo sempre l'immunità a Finchi quando si dà informazioni su casi come questo. Finchi, hai gettato una molotov in questo laboratorio alle 4 precise di stamattina? Sì, signore, l'ho fatto, capo. Chi ti ha pagato per farlo?
È stato Ivan il Terribile. Magari fosse stato io. C'è qualcun altro che ti ha pagato per fare questo lavoro? Sì, quel signore lì. È tutto, Finchi? No, signore. Anche lei. Ma per favore. Com'è andata, Finchi? Beh, vede, capo. Ogni volta che vedo Ivan il Terribile, con gli occhi da pazzo, sento che sta per succedere qualcosa e allora lo seguo. Poi li ho sentiti che parlavano. Sembrava che ci avessero le formiche nelle mutande. Quindi mi metto in disparte e quando arriva Ivan, il primo che se ne va, mi avvicino a lui e gli faccio vedere la Molotov e gli dico: che ne dici per un centone? Ma che maledetto bugiardo! Silenzio! Continua, Finchi. Poi, quando se ne va il secondo, faccio lo stesso e gli dico: perché non ti liberi di quel nido di vipere con un bel focarello? E così metto in saccoccia un altro centone. No, io, capo, non penserà che io... Dico anche tu. Per cui è andata così. Una cospirazione. Giusto, Finchi? Giusto, giusto, capo. Poi, quando la donna chiude la baracca, vedo che c'ho una faccia incacchiata. Allora mi chiedo, perché no? Perché non provarci, tanto non mi costa niente. Mi avvicino e gli dico: dottoressa, sì? Mi fa: vedo che ha perso la speranza. E lei mi guarda come fossi un prete, un mago o qualcosa del genere. Allora gli faccio: per $100 si libera di tutti quei dottoroni, non dovrà spiegare niente a nessuno e farà la figura della martire. Così gli faccio vedere la mia piccola Molotov e mi fa: ma lei è impazzito? E io no, ma lei sì. Quindi fruga nella sua borsa e tira fuori un cinquantino. Mi dice che dovrebbero bastare, è una donna sola, senza risorse. Beh, capo, si sa, le donne sono tutte meschinelle. Ma ho preso 50 lo stesso, capo. Così butto la mia Molotov e dopo vado subito a confessarmi prima della messa delle 6. Il prete però mi dice che quello che avevo fatto in fondo non era un peccato, visto che quei laboratori stravolgevano l'atto della creazione. A proposito, capo, lei è cattolico, è d'accordo? E poi sei venuto a riferire alle autorità. A me, naturalmente. Bel lavoro, Finchi. Lo vede, capo? Anche lei ha un motivo. Lei è un fanatico della religione. Razze e religioni non hanno nessuna importanza qui, dottoressa Klein. Ora potete andare tutti a casa. Aspettatevi mie notizie questo pomeriggio. Prima devo consultarmi col procuratore. Vediamo se riusciamo a mettere insieme una bella accusa per cospirazione, oltre che di incendio doloso. Così ci mettiamo anche la ciliegina su sta torta. Io non lascerò questo posto fino a che non avrò spiegato la mia versione dei fatti. E io non me ne vado da qui fino a che questa faccenda non sarà stata chiarita. Io posso andare, capo. Tu resti, Finchi, fino all'arrivo del cellulare. Non vorrei scomparissi come a tuo solito. Tu sei cospiratore numero 4. Colpevole numero 5! No, senti, capo. Hai detto che il Papa voleva lavoro fatto. Se vuoi prendi i miei 200 verdoni e non pagarli. Colpevole numero 5! Ora sei andato oltre, Finchi. Vorresti anche corrompermi. Ma no, ascolta, capo. Io ci perdo poco. Ma voi tutti ci perderete un bel mucchio di soldi per questo caso. E anche la reputazione. È che questi tizi sono troppo stupidi per capirlo, Finchi. Capo, c'è da passare il resto della vita in tribunale per questo caso. Svegliatevi, idioti! Perderemo tutti il lavoro. Forse proprio a cominciare dal capitano dei pompieri. Perfino Finchi sarà disoccupato o messo in galera.
Guardate. Con i vostri stipendi le vostre compagnie pagheranno gli avvocati. Ce ne vorranno almeno una dozzina. A $10,000 a testa sarebbero 120,000. Questo se non ci saranno appelli, ma di sicuro ci saranno. Per cui, tutto doppio. Aspetta. Un momento. Forse tutto questo non sarà necessario. Siamo assicurati. No, non beccherete un centesimo per un danno provocato da un vostro crimine. In effetti, lei e la sua compagnia siete responsabili di tutte le spese legali, così come dei danni. E solo per sopravvivere, sto per citarvi entrambi voi, Marpioni, e le vostre compagnie per molestie sessuali. Anna, ma che stai dicendo? Poi avrete bisogno di un avvocato personale, e sono altri $20,000. E questi sono a carico del capo. Sarà fortunato se potrà ancora spegnere un incendio reale. Forse dovrà dimettersi e difendersi dall'accusa di aver pagato sotto banco un informatore, vero Pinky? Il mio assistente è addestrato per sopperire ad ogni mia assenza forzata. Certo, chi vorrebbe sedere in tribunale invece che vedere il mondo che brucia? Su, Anna, dacci il totale. Mi auguro tu abbia aggiunto anche 4 giudici, i magistrati, il costo delle cauzioni, il giurì, il gran giurì. E poi $50,000 a testa per tenere noi in galera. Sta ascoltando, capo? Ho messo tutto nella calcolatrice. Pochi secondi vi darò un risultato reale. $1,164,204. A me torna $800,000. Tieniti forte, a me 2,000,000. No, ma non è possibile. A lei, capo, quanto è venuto? A me un bel mal di testa da 10 anni e $500,000. Ma l'importante è che ho capito il nocciolo della questione. Finchi è un genio. Grazie, capo. Riporterò un incendio accidentale con supposizione di dolo. Gli indizi risulteranno residui di un esperimento fatto 3 anni fa dalla compagnia assicurativa concernente l'insonorizzazione strutturale del laboratorio. I danni totali sono stimati dal Dipartimento Vigili del Fuoco in $11,000. E ora, fuori tutti! Meravigliosi incendi. Dannata legge. Oddio, per un attimo pensavo davvero di essere nei guai. Guarda, con $15,000 d'assicurazione ce la possiamo cavare. E anche più di quello che ha detto il capo, sai? Non scherziamo, facciamo $20,000, eh? D'accordo, facciamo 20,000. Sai, dal momento che si mettono d'accordo la Super Safe Assicurazioni, quel gigante mondiale della Semper Fermenter e il governo di New York, c'è speranza per tutto il mondo. Speranza per il mondo. Insabbiate. Speranza per il mondo. Nascondere. Comunque, $8,000 vanno ad Anna per la sua perdita personale. Ok, se lo dici tu, va bene. Ah, certo, Marpioni. E mandate da segno il mio indirizzo, però, perché ora parto per una gita. Ah. Destinazione, la terra promessa. No. No. Anna. 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 Avete sentito bene? Eccoli, i biglietti per andare da Natasha. La scimmia. Vado! Non puoi andare, Anna! Io ti amo! Anna, io vengo con te! Ti proteggerò ovunque tu vada, ti amo! Avevi ragione su tutto, Anna! La speranza, il gene, assolutamente su tutto! Idioti! Siete senza speranza! Avete bisogno di grossi coglioni e speranza! Palle quadrate e speranza, una combinazione indistruttibile!
we go into the wild blue yonder, find me high.